che a mio avviso è l'antenna migliore per le attivazioni SOTA o le attività importate in QRP. Antenna monobanda e facilmente si può cambiare banda per 40, 20, 10 metri. Gli 80 metri in portatile su un monte li vedo duri, comunque si può fare anche questo. Allora, i pezzi, gli elementi, in stampa PETG, il contenitore del centrale del dipolo e l'elemento del balun 1-1 per il dipolo. Partiamo da, c'è un po' di spazio, da il centrale dell'elemento del balun 1-1. Allora, oggi dovevo essere in attivazione SOTA Italia Eco Romeo 309 Montepelpi, però piove. E allora ci mettiamo qui a costruire un bel dipolo per le bande HF. Ovviamente accoppiato al dipolo c'è il suo balun 1-1. Io preferisco realizzati montati in aria, senza elemento nel nucleo, il toroide in ferrite, e questo caso sto utilizzando un filo smaltato da 0,8. Sono 12 spire, se non ricordo male, di 3 fili. Poi vediamo lo schema di collegamento dei fili. Comunque le attivazioni SOTA sotto la neve le ho fatte. Al vento le ho fatte, al freddo bastardo le ho fatte, ma assolutamente non ci penso neanche a farle sotto l'acqua. Allora, lo schema di collegamento è semplicissimo. L'1, un ramo del dipolo. Il 2 entra dentro e si collega al 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il 2 rientra dentro e si collega al 4, che andrà sulla calza del coassiale. Il 3, altro ramo del dipolo, che si collegherà al 5, che entra dentro e si attacca qui. Due misure di prova. Direi che ci siamo. Filo grigio.
Pezzettini di filo, eccoli qua, speriamo. Allora, io non so neanche se saldarcelo come avevano fatto qua, chi aveva utilizzato prima di me questo connettore, lo saldiamo come hanno fatto loro. Un pezzettino di termoretraibile. Veramente a pelo. Veramente a pelo. Ripetiamo quello che hanno fatto loro. Dunque, questa è la parte bassa. Si incastra anche con la saldatura, sì, benissimo. Bene, dimensioni ci stiamo, molto bene. Po' di stagno. Cerchiamo di pulire qui che almeno è apribile. Bene, viti. Facciamo qualcosa di inox.
Una volta fissato, abbiamo i due rami del dipolo, i due elementi del dipolo. No, non mi sono sbagliato con le lunghezze. Praticamente qui verrà fissato un fasto e quando saremo in attivazione SOTA, al centrale potremo attaccare vari tipi di rami di dipolo a seconda della banda che abbiamo intenzione di attivare. 73.